Nonostante non sia stata per ora un'estate torrida, con il primo vero caldo di questi giorni ecco giungere puntuali gli allarmi per gli incendi. Alcuni causati dalla natura, altri al vaglio delle forze dell'ordine, ma con tutta probabilità dolosi. A subire i danni maggiori le montagne dell'Agro Nocerino Sarnese. Ieri pomeriggio è rimasto bloccato per più di un'ora il traffico ferroviario sulla linea Napoli-Salerno tra Sarno e Nocera Inferiore per un incendio scoppiato alle 15 circa nei pressi della collina di San Mauro. 15 i convogli, centinaia i passeggeri a bordo rimasti bloccati alla stazione di Salerno mentre volontari e vigili del fuoco cercavano di spegnere le fiamme. Treni che hanno accumulato ritardi per oltre un'ora e mezza, ripartendo alle 16:20 circa. Alcuni sono stati soppressi in sostituzione. Ferrovie dello Stato ha messo a disposizione dei pullman. Fiamme anche a Trivio di Castel San Giorgio, all'opera squadre della Protezione Civile e caschi rossi del distaccamento di Nocera Inferiore che hanno lottato per ore per domare il fuoco. Per spegnere l'incendio è stato determinante però l'intervento dell'elicottero del Corpo Forestale. A complicare poi la situazione anche il forte vento che ha creato notevoli disagi. Fiamme pure sulla montagna tra Rocca Piemonte e Nocera Superiore che hanno avvolto la vegetazione distruggendola di sana pianta. L'acqua lanciata dagli elicotteri intervenuti sul posto hanno risolto il problema ma soltanto un paio d'ore dopo. C'è più di un segnale che dietro questi incendi possa esserci la mano dolosa di qualcuno. Infatti i tre tratti di montagna sono stati incendiati a distanza di mezz'ora l'uno dall'altro, come se qualche piromane avesse creato una sorta di percorso degli incendi. Indagini in corso.